professor Telmo Piedani, che è lui è docente della filosofia della biologia presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova. Quindi ha al suo attivo parecchie pubblicazioni e recentemente è stato uno dei relatori di Bergamo Scienza. Abbiamo pensato di organizzare una serata nella quale discutere delle ultime scoperte sull'evoluzione umana, se vi interessa, perché sono abbastanza sconvolgenti e perché cambiano completamente il nostro modo di raccontare la nostra storia. Quindi sono, adesso vi farò vedere le scoperte scientifiche alle quali io collaboro, legate ai gruppi di ricerca con cui lavoro, e che però, ma magari poi ne discutiamo insieme anche dopo, hanno dei risvolti non soltanto scientifici ma anche filosofici, perché vedete che è un modo molto nuovo, diverso, di raccontare da dove veniamo, come siamo arrivati fino a qui, che cos'è la nostra specie, che cos'ha di particolare e che cosa non ha di particolare soprattutto, perché vi farò vedere tra poco che la scoperta più grossa che abbiamo fatto è che in realtà ci sono state tante specie umane fino a poco. E i manuali che studia Sofia, no, forse quelli che studi tu sono già stati cambiati, però i libri che noi studiamo a scuola sono tutti da riscrivere e lo stiamo facendo adesso, perché il bello della scienza è che si autocorregge costantemente. Questa immagine scherzosa che vedete qua dietro sono sicuro l'abbiate già vista tante volte, perché si usa sempre sui giornali, si usa nelle pubblicità. Quelli siete voi che entrate a vedere sentire una conferenza sulla funzione umana in ritardo, poi dovete aspettare mezz'ora, e si usa per le pubblicità, si usa per tutto. È un'immagine, adesso vi farò vedere, completamente sbagliata, e questo è il punto di partenza molto semplice del mio ragionamento. Vedete, questa è l'idea che l'evoluzione umana sia stata una sorta di grande marcia di progresso, con una specie all'inizio che assomiglia molto alle scimmie, poi diventa sempre più umana e culmina in Homo sapiens, che siamo noi, la nostra specie. Homo, nel senso che noi apparteniamo al genere Homo, sapiens è il nome della nostra specie. Poi vedremo quanto siamo stati sapiens fino adesso per tutta la vita. Ce ne sono di tutti i tipi, ce ne sono migliaia. C'è la mia preferita in assoluto, vediamo se l'ho messa, se è questa. Dove l'evoluzione culmina in Homer, e tenete bene in mente questa immagine, perché dentro ci sono tante idee, tutte condensate in una, no? Per dirla proprio in modo molto semplice. Vedete che c'è sempre una sola specie per volta, per esempio. Cioè, per dirla semplice, quelle che vengono dopo sostituiscono quelle che c'erano prima. Quindi c'è una specie che compare successivamente e fa sparire tutte le altre. Poi è una storia in cui si va di bene in meglio. Quelli che vengono dopo sostituiscono quelli che vengono prima perché sono più bravi, perché sono più adatti, perché sono più forti. Tutte metafore che io proverò a mettere in discussione. L'evoluzione non è una storia dove vince il più forte, è dove vince semmai il più flessibile, ma non il più forte, e neanche necessariamente il più intelligente. L'evoluzione è un processo, vedrete, di scoperta di possibilità le più diverse. E poi è una storia lenta, questa, lineare, cioè piano piano, gradualmente la storia procede e ha delle continue trasformazioni delle specie. Adesso la metterò in discussione. Come faccio? Faccio facendovi vedere quello che abbiamo scoperto negli ultimi 10 anni, che sono scoperte molto recenti. Prima vi faccio vedere una pagina bellissima, non so se l'avete mai vista questa cosa, che è stata usata questa molto come logo in vari progetti scientifici. Questa è una pagina meravigliosa, bellissima, scritta da un ragazzo, non c'aveva ancora 30 anni, è stata scritta nel 1837, quindi molto tempo fa, e questo ragazzo, vedete su questa pagina, questi sono i suoi taccuini, sui diari segreti, letteralmente segreti, proprio li ha tenuti nascosti poi per decenni, scrive I think, vedete in alto, io penso che. E poi, anziché scrivere quello che pensa, lo disegna. Vedete che disegna un albero, questo è l'antenato comune, che lui chiama uno, poi ci sono i ramoscelli dell'albero, e dovete immaginare che ciascuno di questi ramoscelli è una specie. Quindi A, B, C, D, quelli che vedete in C, alla fine sono le punte, i ramoscelli ultimi, di una storia, che è la storia evolutiva.
Quando c'è il trattino vuol dire che la specie si è estinta, quando non c'è il trattino invece vuol dire che la specie è andata avanti e c'è ancora adesso. Poi questo ragazzo, questo ragazzino, scrive, vedete, se ho capito bene, dice: allora, nella storia della vita, che cosa devo fare io quando studio gli animali, le piante? Devo fare le comparazioni tra, per esempio, A e B, che vedete che sono molto lontani tra di loro. Essendo molto lontani, cosa vuol dire? Vuol dire che sono due animali, per esempio, molto diversi tra loro. Non so, un coniglio e una balena. Tutte e due mammiferi, però molto diversi dal punto di vista morfologico. Oppure un coniglio e un essere umano. Anche loro tutti e due mammiferi, ma molto diversi uno dall'altro. Se sono molto diversi, tipo A e B, che cosa vuol dire? Che se io vado indietro, troverò un punto in cui loro due sono partiti, quel nodo da cui poi partono i rami che portano da e B. E quel nodo è molto antico, è molto vecchio, perché è vicino all'antenna. Se invece prendo B e C, per esempio un essere umano e uno scimpanzé, siamo molto più simili dal punto di vista morfologico, non tanto, però dal punto di vista genetico tantissimo. Pensate che uno scimpanzé, noi abbiamo un genoma che è identico al 98,6%. Prendete tutte le basi nucleotidiche, tutto il codice genetico, solo l'1,2-1,3% è diverso tra me e uno scimpanzé. In questo caso andate indietro e trovate che l'antenato comune è molto vicino, è molto recente. L'antenato comune tra noi e lo scimpanzé è vissuto circa 6 milioni di anni fa, che sembra tanto, ma in realtà non è tanto, perché l'evoluzione, milioni di anni scorrono e è anche lunghissimo. Quindi vedete che questo che è il primo disegno dell'evoluzione che sia mai stato fatto, in assoluto, è il primo momento della storia in cui uno ha capito come funziona l'evoluzione. E vedete che è un albero. E vedete che questa immagine è completamente diversa da quella che vi ho fatto vedere prima. Qua non c'è una sola specie di rocco, ci sono tanti rami, tante storie diverse, tante possibilità, c'è l'antenato comune, c'è la speciazione, l'estinzione, eccetera. Questo è il modo con cui per la prima volta è stata dipinta l'evoluzione. Il ragazzino, avete capito chi è, si chiamava Charles Darwin, era appena tornato da un viaggio meraviglioso in giro per il mondo, durato 5 anni, raccoglie un sacco di materiali, fa un sacco di scoperte, però non capisce l'evoluzione durante il viaggio. Mi raccomando, non è che arriva lì, vede le tartarughe, le iguane, capisce l'evoluzione. Torna, e quando torna, rimuginando su tutto quello che ha visto durante il viaggio, a un certo punto, in un momento di intuizione veramente geniale, fa questa pagina, scrive questa pagina, che noi abbiamo scoperto di recente, perché poi lui, per motivi che sicuramente parliamo dopo, che sono molto interessanti, Darwin cercò di tenere segrete le sue scoperte finché poté, praticamente finché poi non fu obbligato a pubblicarle perché ci stava arrivando qualcun altro. E noi abbiamo scoperto che lui aveva nel cassetto questi taccuini segreti, abbiamo capito che lui ci era arrivato 20 anni prima di pubblicare L'origine delle specie. Perché vi ricordo che il famoso libro L'origine delle specie è uscito nel 1959, 22 anni dopo che lui disegna questo famoso albero della vita. Questo si chiama Tree of Life ed è diventato un'icona, diciamo, della spiegazione dell'evoluzione. In una sola pagina avete quasi tutta la spiegazione evolutiva, quasi tutta. Manca la selezione naturale, lui ci arriva un anno dopo, ma adesso non mi dilungo su questo per farvi vedere gli esempi concreti. Il concetto che deve essere chiaro qui, vedete, è strana questa cosa. L'evoluzione è sempre stata raccontata così, fin dal primo momento in cui è stata concepita, mentre l'evoluzione umana è sempre stata concepita in un modo completamente diverso. Quindi vuol dire che gli stessi scienziati, i miei colleghi, fino a qualche anno fa, hanno fatto un'eccezione per l'uomo, nel senso che la spiegazione umana era considerata eccezionale, una cosa diversa da quella di tutte le altre forme di vita. Quello che noi abbiamo scoperto adesso è che in realtà non è così, ma che anche la nostra storia è avvenuta proprio in questo modo. Però qui vedete, uscito su Science, che è una delle più importanti riviste scientifiche del mondo, se non conoscete, vedete qua c'è l'albero filogenetico, si chiama, vedete che la metafora è rimasta la stessa, 1837-2010, c'è l'antenato comune di tutti i primati e poi ci sono tutti i ramoscelli che si dipartono. E vedete che è una storia di diversità, sempre, il tempo scorre da sinistra verso destra, voi siete qua, Homo, vedete, e poi scoprite i vostri parenti più o meno stretti, cugini di primo grado, di secondo grado, di terzo, di quarto. E vedete che, non so, io sono qui, lo scimpanzé è qui, siamo ancora vivi oggi, questo è il presente,
vado indietro nel mio ramoscello e a un certo punto incontro un momento in cui ci siamo separati, e quello è il famoso antenato che è vissuto circa 6 milioni di anni. Qua c'è quello con i gorilla, qua c'è quello con gli oranghi, eccetera eccetera. E questa è una visione appassionante, perché praticamente è la dimostrazione che tutta la vita è imparentata, che tutto il creato è un'unica grande storia di parentele genealogiche, che noi siamo cugini di tutti gli altri esseri viventi, facciamo parte tutti di una stessa grande storia di appartenenza alla biosfera. Adesso vi faccio vedere, adesso escludiamo tutto questo, vi faccio vedere soltanto questo pezzettino qua, come se facessimo uno zoom e vediamo i nostri parenti più stretti. E vedete com'è complicata la storia, completamente diversa da quella che vi ho fatto vedere prima. Qua c'è l'antenato comune tra noi gli scimpanzé, che non conosciamo, non l'abbiamo mai trovato, e il giorno in cui lo troveremo sarà una gran notizia, perché è come cercare un ago in un pagliaio per varie ragioni. E dopo che ci siamo separati, vedete quante specie si sono diversificate nella storia evolutiva. Ce ne sono nostra più di 20 specie. Qui le parole sono difficili da trovare, nel senso umane, quasi umane, diciamo, qui sono antenati dell'uomo, e queste sono tutte specie umane, quelle che vedete in azzurro qua in fondo. Noi siamo qui, e qua ci sono i nostri parenti più o meno stretti che avete studiato a scuola: l'Homo erectus, l'uomo di Neanderthal, l'Homo habilis. Però vedrete una serie di cose interessanti. Per esempio, noi abbiamo studiato a scuola che l'Homo erectus è il nostro antenato, invece non è così. L'Homo erectus è una specie asiatica che non c'entra con noi, vedete che va avanti per conto suo, e noi veniamo fuori da un'altra storia, da un altro ramoscello. Habilis non è la prima forma del genere Homo, ma ce n'era una prima. Questa è Lucy, abbiamo studiato a scuola, la famosa Lucy. Vedete che è collocata proprio in mezzo, è una specie di crocevia dell'evoluzione umana. E una cosa interessante, questi sono il tempo che scorre verso l'oggi, e vedete che in qualsiasi punto voi tiriate una linea del tempo trovate sempre più specie umane contemporaneamente. Per esempio, se un extraterrestre fosse caduto sulla Terra 2 milioni, poco dopo i 2 milioni di anni fa, qui, avrebbe incontrato sulla Terra 1, 2, forse 3, 4, 5, 6, 7 specie umane contemporaneamente. Quindi è completamente sbagliata l'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio. La storia umana è una storia ad albero, o per meglio dire, sarebbe più corretto dire a cespuglio, una storia con un cespuglio pieno di ramoscelli e di storie. Quelle che vi farò vedere adesso sono le ultime che abbiamo scoperto, riguardano la storia più recente, perché sono abbastanza interessanti. Questo, vi parlerò di questo strano omino che vedete qua, che abbiamo scoperto 3 anni fa. Questo ve ne faccio vedere una delle ultime scoperte, è l'Australopithecus sediva. Vedete con questo sorriso abbozzato, ed è una specie di australopitecina che qua non era ancora contemplata, perché vedete questo è del 2008, poi vi farò vedere quello del 2012 in anteprima, dato che non è ancora stato pubblicato. E questa forma che vedete qua è una rossa, quindi è un'australopitecina che è stata trovata qua, cioè in un tempo recentissimo. È una specie sudafricana, probabilmente discende da questa, quindi vuol dire che questi rossi qua sono arrivati fino quasi a 1.5 milioni di anni fa, che è un altro esempio di convivenza tra specie diverse. Pensate che questa, che è un'australopitecina, è vissuta dopo che si erano già estinte due forme del genere Homo. Sembra il mondo alla rovescia, c'erano prima delle forme del genere Homo e poi l'australopitecina. Tanto vedete che queste sono delle tecniche che noi abbiamo imparato adesso al computer, perché voi partite da poche ossa, pochi frammenti di ossa, in realtà qui ne abbiamo trovati tanti, quasi completo, e poi con questi sistemi, si chiamano morfometria, si appiccicano sopra le masse muscolari, poi la pelle, i peli, e vedi in modo abbastanza realistico com'era il nostro cugino o antenato vissuto in questo caso 1.5 milioni, 2 milioni di anni fa. Adesso cominciano le cose nuove, rapidamente, vi faccio vedere il modo con cui noi oggi ricostruiamo questa storia. E vedete che adesso ho cambiato linguaggio, perché vi ho fatto vedere fino adesso schemi evolutivi, quindi vi ho fatto vedere delle storie nel tempo, che succedono milioni di anni. Ma quello che abbiamo capito oggi, che avevamo sottovalutato troppo a lungo, è l'aspetto dello spazio, non soltanto del tempo, l'aspetto geografico. E la domanda è, per farla sempre, com'è che si forma quel cespuglio che vi ho fatto vedere prima? Perché è così lussureggiante?
perché ci sono dentro così tante specie? Chi ce lo fa fare di produrre tutta questa diversità? Non si potrebbe scegliere un prototipo e poi migliorarlo? No, perché? Perché l'evoluzione umana è avvenuta in questo modo che vedete qua. Pietro c'è un po' sfocato, ma non importa, non è decisivo vedere tutti i simboli. Basta che riconosciate i continenti. Vedete quest'area gialla? È la prima grande diaspora dell'umanità, come è stata chiamata. È avvenuta 2 milioni di anni fa, è stata scoperta qualche anno fa. Ed è una storia molto bella che comincia qui, verso poco. Adesso vi farò vedere che tutte, diciamo, l'evoluzione umana ha una, nella sua carta d'identità c'è una data, un luogo d'origine, e il luogo d'origine è sempre qua, il Corno d'Africa. Noi veniamo tutti fuori da quella zona. E tanto triste che proprio in quella zona adesso sia una delle più martoriate al mondo da carestie, guerre e quant'altro. Questa, noi siamo nati qua, tutti quanti. È possibile che ci sia stato anche un ceppo d'origine sudafricano, comunque o qui prima, comunque questa zona qua è la zona in cui sono nate tutte le specie umane. La cosa che però abbiamo scoperto è che 2 milioni di anni fa una specie del genere Homo ergaster, non mi interessa che vi ricordiate come si chiama, da qui è partita e ha cominciato a migrare ed è uscita fuori. Vedete queste frecce arancioni più scuro? Sono le i tracciati migratori, vedete che salgono lungo il corridoio del Nilo, arrivano nel Mediterraneo, poi vanno nel Corno d'Africa, vanno nel Nord Africa, entrano in Medio Oriente. Il Medio Oriente è stato un altro luogo fondamentale per l'evoluzione umana, perché è stato il luogo di smistamento di tutte queste migrazioni. Poi un ceppo va lungo l'Oceano Indiano, arriva, vedete, fino all'Estremo Oriente, in Cina, lungo Cina, altri invece arrivano fino al Caucaso e altri ancora girano e vanno verso l'Europa. Questo è stato il primo grande evento dal quale poi veniamo fuori noi, adesso lo capirete fra 3 minuti. Che cosa succede qui? Che parte una specie sola, quindi una popolazione, questa specie di uomo. Però vedete, nel giro di qualche migliaio, decina di migliaia di anni, questi qua li ritrovi in Cina, Giava, Sumatra, Caucaso, India e in Spagna. C'è una distribuzione geografica enorme, vastissima. Allora cosa succede nell'evoluzione? Che se tu hai una specie che diventa così estesa, a un certo punto quelli che stanno in Cina non incontreranno mai più quelli che stanno in Africa, quelli che stanno in Cina non incontrano più quelli che stanno in Spagna. Vuol dire che quando si distribuisce così tanto, le popolazioni che stanno più lontane cominciano a diversificarsi, capite? Cioè diventano sempre più diverse. Diventando sempre più diversi, speciano, è la parola che vuol dire che danno inizio a nuove specie. Prima varietà, sottovarietà, razze, è un termine che oggi non si usa quasi più, e poi nuove specie. Quindi il risultato qual è? Si è partiti da qua con una specie, dopo 100.000 anni ne hai una, due, tre, quattro, cinque, sei. Cinque o sei, non sappiamo bene quante. Okay? Questo, vedete, è il meccanismo che produce un pezzo del cespuglio, perché tu sei partito, adesso ripensate allo schema di prima, sei partito da una specie e pluf, in poco tempo te ne ritrovi sei, capite? Vedete come si forma il cespuglio? Questa è la prima grande diaspora e fin qua lo sapevamo. Quello che abbiamo scoperto adesso è che ce n'è stata una seconda che è avvenuta 800.000 anni fa, ci siamo avvicinati molto, siamo nel pieno del Pleistocene, glaciazioni eccetera. Di nuovo parte tutto da qua, seconda volta. La specie coinvolta questa volta si chiama Homo heidelbergensis, qui questi qua in rosso sono i siti da cui è partita. Vedete che va verso sud, poi di nuovo corridoio del Nilo e di nuovo vedete che ripercorre gli stessi tracciati migratori della prima grande diaspora out of Africa di 2 milioni di anni fa. Qua però capite una cosa interessante: quando sono usciti questi qua della seconda e sono arrivati fuori, non hanno trovato una terra vergine, ma hanno trovato gente che se ne stava lì dalla diaspora precedente, capite? Cioè, un sacco di tempo dopo escono ancora e si ritrovano, occhi negli occhi, di fronte, le genti che erano uscite un sacco di tempo prima, anzi, i discendenti di quelli che erano usciti un sacco di tempo prima, capite? Quindi, di nuovo, si formano nuove specie che convivono con quelle di prima,
a volte le estinguono, le sostituiscono, succedono le cose più diverse. Insomma, è veramente una cosa complicata, perché con la geografia di mezzo si producono una grande quantità di specie. Per esempio, l'Heidelbergensis, quando arriva in Europa, qui, vedrete questi pallini azzurri, che interessano anche l'Italia, peraltro, molto intensamente, la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, la Germania. Uso ovviamente i termini di oggi, quelli che oggi chiamiamo così. Questi qua in azzurro sono i luoghi dove è nato Neanderthal, specie famosissima che abbiamo studiato anche a scuola, che non era neanche lui il nostro antenato, ok? Era un nostro cugino, anche lui. Non siamo discesi noi dal Neanderthal. E vedete che il Neanderthal era una specie autoctona europea, cioè i veri europei erano loro, perché loro sono nati qua. Sono nati probabilmente tra Germania, l'Italia, la Francia. E l'Italia è stata popolata dai Neanderthal per tantissimo tempo, anche in queste zone qua, però, in queste vallate alpine e subalpine. Nel Veronese ci sono dei siti molto belli di Neanderthal, ma anche nel Cremonese, e poi tantissimi negli Appennini, in Liguria, in Lazio, Puglia, in Toscana, dappertutto. E poi in Francia, eccetera, Arene Candide, Balzi Rossi, se passate da quelle parti, Balzi Rossi sul confine tra Italia e Francia, c'è una bellissima caverna abitata dai Neanderthal, vedete anche due scale puntiere di Neanderthal nel museo che c'è sotto. Preferivano le zone sulla costa o sui fiumi, ovviamente perché erano quelle più riparate, erano degli ottimi cacciatori. Il Neanderthal era una specie formidabile, aveva un cervello più grande del nostro, mi dispiace dirlo, ma noi non siamo quelli con il cervello più grande. Il Neanderthal aveva un cervello di una media di 1650 cm cubici, noi siamo tra i 1400 e i 1500, quando va bene. Ed è, vedete, discendente di una forma uscita 800.000 anni fa dall'Africa. La stessa cosa succede da altre parti, quelli che sono usciti qua danno origine ad altre specie, che adesso ne farò vedere quella che abbiamo trovato sull'isola di Flores. Questo è il Neanderthal, in una ricostruzione nuova che abbiamo fatto per la mostra, quella che c'è stata a Roma, Homo Sapiens, la grande storia della diversità umana. E vedete che ricostruendolo in modo filologico preciso non è quello che ti aspetteresti, no? Vedete, bianco, pelle molto chiara, capelli, qui abbiamo scelto un vecchio, ma capelli biondo rossicci, era proprio un europeo, diciamo, con tutti gli stereotipi. Usava già dei calzari, dei vestiti, dei protovestiti, dei copricapi, si abbelliva il corpo con delle penne. Questo, gli abbiamo messo una penna tra i capelli. L'abbiamo scelto vecchio perché abbiamo scoperto che i Neanderthal arrivavano anche a un'età considerevole, 60-62 anni, che per quel tempo era un'età enorme, vastissima. Nel Medioevo non ci arrivavamo noi a 60-62 anni, ok? Era una specie molto intelligente, con un'ottima tecnologia, uguale alla nostra fino a poche decine di migliaia di anni fa. Insomma, non aveva niente della specie condannata all'estinzione. E questo è uno dei grandi misteri che dobbiamo cercare di risolvere ancora oggi, non siamo capaci. Cioè, ancora non abbiamo capito perché si è estinto. Neanderthal viveva in Europa, vi ho fatto vedere, è nato in Europa, però poi si è espanso, è arrivato in Medio Oriente e nel suo momento di massimo splendore ne abbiamo trovati anche addirittura quasi in Cina, i Monti Altai, che è al confine del Kazakistan, la Russia, la Siberia meridionale. Vi dicevo, il Neanderthal usava ornamenti, aveva i primi rudimenti delle sepolture rituali, cioè seppelliva i propri cari defunti, vedete, in questa posizione quasi fetale, ricoprendoli di fiori, e questo è uno dei primi segni del fatto che aveva probabilmente una spiritualità, cioè una capacità simbolica, la capacità di astrarre, di pensare ad altri mondi, di immaginare. E poi è stato trovato di recente una scoperta meravigliosa in Slovenia, in una grotta, la grotta di Titi Bay, è stato trovato un osso di orso, vedete qua, con quattro fori regolari, due sono interi, due li vedete soltanto un pezzettino, e degli studiosi sloveni hanno fatto una cosa molto bella, hanno ricostruito un calco di questo osso e hanno visto che suona benissimo, era praticamente una specie di protoflauto usato dai Neanderthal, perché in quella grotta abitavano solo i Neanderthal, e ha 55.000 anni.
Quindi, se verrà confermato, come quasi sicuro, questo è il primo, che vedete qua, il primo strumento musicale mai scoperto nella storia dell'umanità. E non è di Sapiens, ma è di un Neanderthal, della nostra specie cugina, o sorella, se volete. Queste invece le trovate nel Kurdistan iracheno. Questo è il suo territorio, io vi ho fatto vedere prima, questo qua in verde, dove abitava in Neanderthal, e questa è la sua estensione completa, vedete che arrivavano fino qua. Vedete chiaramente che è molto vicino ai ghiacci, è una specie molto ben adattata a climi rigidi, freddi. E qua avete la cosa più importante, la terza grande diaspora, quella che vedete qua in arancione. È avvenuta a partire da 100.000 anni fa, guardate come ci siamo avvicinati, 2 milioni la prima, 800.000 la seconda, 100.000 la terza, poi non vi do più altri numeri, questi sono quelli fondamentali. 100.000 anni fa inizia la terza diaspora e chi è stavolta il protagonista, avrete capito, siamo noi, Homo sapiens. Noi siamo nati in Africa, ancora una volta sempre in quello stesso posto che vi ho fatto vedere prima, il Corno d'Africa. Siamo usciti fuori con queste linee arancioni che sono ricostruite con molta esattezza, perché oggi abbiamo, insieme con Luigi Cavalli Sforza, un progetto di ricerca che ci permette di mappare con molta precisione le migrazioni attraverso le molecole, poi se volete vi spiego com'è una cosa un po' tecnica, e capite bene qual è l'evidenza qua. Sapiens esce dall'Africa e non trova una terra libera, ma trova Neanderthal. Vedete che si incontrano praticamente su tutto il territorio di estensione dei Neanderthal. Quelle che vedete in verde sono alcuni dei siti dove noi sappiamo che le due specie si sono incontrate, sicuramente. Vedete che l'Italia, per esempio, è un luogo di incontro tra due specie umane. Sulla questa penisola, che si protrae verso sud nel Mediterraneo, e quindi ha questo incredibile caratteristica della grande ricchezza dell'Italia, no? Luogo di passaggio tra nord e sud e tra est e ovest, ma anche luogo di isolamento, perché arrivi e poi ti fermi giù in fondo. E quindi l'Italia è in una posizione privilegiata da tutti i punti di vista, perché è una specie di laboratorio di diversità che non ce ne sono pochissime al mondo. Sapete, anzi non lo si ricorda mai, ma ancora adesso, nonostante tutto il disastro che noi abbiamo fatto in Italia con l'urbanizzazione, la cementificazione e così via, l'Italia è ancora oggi il paese in Europa con la maggiore biodiversità in assoluto, più della Finlandia, della Svezia, della Russia, che ci sembrano così intatte, ricche. No, la massima di biodiversità è qua, ancora adesso in Italia, nonostante tutti i disastri che abbiamo fatto. E questo perché l'Italia è molto irregolare, e dove c'è l'irregolarità, le vallate, le montagne, le pianure, le coste, si produce biodiversità. Noi siamo ricchi da tutti i punti di vista. Questo vale anche per la cultura, ovviamente, per tutte le culture locali italiane. Questa convivenza vale da tantissimo tempo e vale anche per le specie umane. Allora, adesso capite, spero, dalla geografia in modo semplice, perché Homo sapiens, noi, non siamo mai stati da soli, ma quando siamo nati in Africa circolavano per la Terra molte altre specie umane, almeno quattro, con le quali noi abbiamo vissuto insieme. Non so, qua per esempio in Medio Oriente, nella Valle del Giordano, sul Monte Carmelo, ci sono due siti molto belli, uno di Neanderthal e uno di Sapiens, vicino a Gerico, tutta quella vallata, diciamo, tutta questa, che era un corridoio meraviglioso, perché durante le fasi fertili qua c'erano delle praterie meravigliose e gli esseri umani entravano qua e poi salivano su, no? Era una specie di corridoio privilegiato. Lì le due specie umane hanno vissuto quasi per 30.000 anni insieme, in modo pacifico, addirittura a volte scambiandosi le scoperte, le invenzioni. Ci sono dei siti anche in Francia meridionale, qui, dove non so, una innovazione culturale, tu vedi che comincia in un sito dei Neanderthal e dopo un po' la trovi in quello dei Sapiens. Quindi o se la copiavano, o se la rubavano, oppure se la commerciavano, se le scambiavano, non ci sono alternative. C'erano sicuramente degli scambi, degli incontri. La densità demografica era molto bassa, non dovete immaginare un paese qui, un paese là, ma dovete immaginare piccoli gruppi, non so, in una vallata qui, e un piccolo gruppo in una vallata dall'altra parte, tipo Lecco, Bergamo, Como, dovete immaginare una densità molto bassa, ma poi in realtà i luoghi più favoriti erano sempre gli stessi, quindi c'erano delle possibilità di incontro
anche di confronto tra queste specie. Poi, se volete, alla fine parleremo anche dell'aspetto scabroso di questa vicenda, di cui si è discusso molto recentemente, cioè, ma se eravamo così a stretto contatto, c'era modo di avere degli accoppiamenti tra Sapiens e Neanderthal? Fino a 2 anni fa vi avrei risposto di no, sicuramente, perché questo era quello che pensavamo, e invece dobbiamo ricrederci che forse una possibilità di incrocio c'era, perché abbiamo trovato una traccia genetica che non torna e che potrebbe essere spiegata proprio con una cosiddetta ibridazione. L'altro personaggio che volevo presentarvi è un'altra storia bellissima, poi la faccio breve e do la parola a voi ovviamente. È un'altra storia incredibile, questa è una specie invece che non conoscevamo, non c'è ancora scritta nei nostri testi scolastici, e dovremo aggiungerla. Si chiama Homo floresiensis e si chiama così perché viene da un'isola che si chiama Flores. L'isola di Flores è una di, se siete stati in vacanza a Bali, Lombok, sapete quella catena di isole che da Giava vanno verso l'Australia, finiscono con Timor-Est, Bali, Lombok. Dopo Lombok c'è questa isola piccola, stretta e lunga che si chiama Flores. Floresiensis in latino vuol dire proveniente da Flores. E qua ve la racconto com'è perché è la cosa più semplice, perché vi dico cosa abbiamo scoperto e tutta la controversia che c'è stata. 4 anni fa dei ricercatori che stavano cercando tutt'altro, questo è un classico della scienza, tu scopri le cose perché ne stai cercando delle altre, si chiama serendipità, tu vai a cercare una cosa e ne trovi un'altra. In una grotta di quest'isola, si chiama Lianhua, stavano cercando dei reperti sapiens, dei nativi di quell'uomo, degli indigeni dell'isola di Flores. In questa grotta invece hanno trovato 9 individui, che è una cosa eccezionale in questi studi, quando trovi mezzo scheletro sei già fortunato, quando hanno trovato tutti insieme 9, tutti piccolissimi, scheletri di esseri umani, nel senso che hanno la bipedi, i plumi, insomma le caratteristiche nostre, alti non più di 1 metro, 1,05 metri, quindi praticamente più bassi dei nostri pigmei africani, che sono ovviamente sapiens, sono come noi. Un cervello proporzionalmente piccolo, ovviamente, perché ha 1 metro, la testa piccolina in proporzione, dei piedi lunghissimi, sproporzionati, come se i piedi si fossero rimpiccioliti un po' di meno rispetto a tutto il resto. Tant'è vero che subito è stato chiamato Hobbit, ovviamente, perché è piccolo, con i piedi lunghi, Hobbit Man. Aveva un'ottima tecnologia, un ottimo cacciatore, si cibava di queste bestie immonde che vedete qua sulle spalle, cioè di ratti di 1,5 metri, dei roditori enormi, e insomma è stato fin dall'inizio un rebus, perché cosa diavolo ci fanno 9 individui così piccoli, non sapiens, perché non c'ha quasi niente del sapiens, su un'isola sperduta in mezzo ai mari dell'estremo oriente. Ci abbiamo messo un po' a capirla, alla fine abbiamo capito di cosa, che cos'è successo? Praticamente una popolazione di Homo erectus, che si chiama così giustamente perché è una specie molto alta, slanciata, anche lui africano, però poi è uscito ed è andato verso l'Asia, ve l'avevo detto prima, no? Come dice asiatico. Lo trovi in Cina e in Indonesia, Sumatra, Giava. Cosa è successo? Che una piccola popolazione di erectus si è spinta di isola in isola, no? Migrando, spostandosi, è andata su Bali, su Lombok, e poi è arrivata su Flores. Mentre succedeva tutto questo, ci sono voluti migliaia di anni, il mare si è alzato, perché sapete, nelle fasi glaciali, sappiamo, il mare si abbassa e si alza, e questa cosa anche di 80-85 metri, quindi è una cosa importante. Praticamente questi qua sono arrivati sull'isola di Flores e non sono più riusciti ad andare né all'isola dopo né all'isola prima, sono rimasti bloccati sull'isola di Flores. E nelle isole successive non c'è più nessun resto di Homo erectus o di suoi discendenti. Rimanendo bloccato sull'isola, cosa è successo? È successa una cosa strana, che però noi conoscevamo già. Si sono rimpiccioliti, perché si chiama nanismo insulare. Se tu sei un animale con un metabolismo molto esigente, a sangue caldo, bisogno di molte risorse, e non hai predatori, non hai minacce di gente più grande di te, ti conviene diventare più piccolo, perché diventando più piccolo ti riproduci di più e hai un fabbisogno energetico molto inferiore, quindi hai dei grossi vantaggi. Risultato, si tende a diventare più piccolo. Non è una cosa che riguarda solo questo caso,
non so, in Sicilia, non so se siete mai stati al museo di Siracusa, c'erano gli elefanti nani in Sicilia, c'erano degli elefanti piccolissimi, grandi come dei cani di grandi dimensioni, così. Con i cuccioli di questi elefanti erano grandi così, bellissimi. E al museo ce n'è uno anche a Roma, al Pigorini, no, al museo paleontologico c'era un cucciolo con la sua mamma, ed erano praticamente degli elefanti asiatici, tutti come messi in lavatrice, rimpiccioliti quasi di un terzo, anzi quasi di due terzi, fino a un terzo, ok? La stessa cosa è successa qua, si sono rimpiccioliti. In Sardegna c'era un mammut nano, un mammut piccolissimo, con tutte le sue belle zanne, tutto preciso, però piccolo. A Cipro c'erano i mammut anche lì, ippopotami nani, insomma è una cosa che sapevamo già. Però la prima volta che la vediamo era una specie umana. Tra l'altro l'evoluzione è strana, perché se invece sei a sangue caldo, sei piccolo e hai dei predatori su un'isola, ti conviene diventare un po' più grande, perché invece hai un fabbisogno leggermente superiore, ma ti proteggi molto di più dai predatori. Ecco perché i roditori piccoli invece tendono a diventarsi grandi. Sembra una storia di Gulliver, perché è un'isola dove gli omini diventano piccoli e gli animali diventano grandi, però in effetti è quello che è successo veramente. Non so, l'anno scorso abbiamo tirato fuori da una zona lì vicino una cicogna su quell'isola alta 1,82 m, una cicogna enorme. Quindi le proporzioni sono tutte sfalsate. Ma la cosa ancora più incredibile di questa specie è un'altra ancora, qua la vedete, qui vedete il suo albero filogenetico da cui sono partito. Vedete come si leggono queste storie? Il Floresiensis è un ramoscello dell'Erectus, no? Questo è l'Erectus che va avanti per conto suo. A un certo punto una popolazione rimane isolata e dà inizio a un altro ramoscello. Vedete che i ramoscelli si producono sempre per migrazione, per separazione fisica delle popolazioni. Però la cosa incredibile qua, ve la spiego io, praticamente il Floresiensis è arrivato su quell'isola lì 900.000 anni fa, un sacco di tempo fa. L'Homo Erectus nasce, vedete, 1,3 milioni, quindi poco, non tanto più. Ma l'ultimo di quei 9 che sono morti in quella caverna è rimasto seppellito, tant'è vero che non è ancora completamente fossilizzato, no? Ci sono ancora resti della pelle, delle cartilagini, è morto 12.000 anni fa. Quindi vuol dire che su quell'isola, fino a 12.000 anni fa, che è niente, perché se fate due conti, 12.000 anni fa è poche migliaia di anni prima delle piramidi egizie, poche migliaia di anni prima della storia che studia Sofia dalla terza elementare, quindi i Sumeri, le civiltà della scrittura, poche migliaia di anni prima c'era un'altra specie umana su questo pianeta, isolata lì, bloccata lì, sull'isola di Flores. Quindi è una datazione incredibile, vuol dire che se il nostro famoso extraterrestre, facciamo due conti adesso, se il nostro famoso extraterrestre fosse caduto sulla Terra 30.000 anni fa, avrebbe trovato 5 specie umane. Sapiens dappertutto, il Neanderthal in Europa, il Floresiensis in Asia e altre due di cui non vi ho parlato, sono due specie asiatiche state trovate recentemente. 5 specie umane contemporaneamente. Il Neanderthal si estingue, muore a Gibilterra, un'altra storia particolare. Questa qua si è estinta 12.000 anni fa su quest'isola. Il Neanderthal che vi ho fatto vedere prima muore, gli ultimi esemplari muoiono a Gibilterra. E anche questa è una storia strana, perché il Neanderthal vive gloriosamente, senza nessun problema, insieme con noi per un sacco di tempo. Poi, a partire da 30-35 mila anni fa, anche 38, sparisce dall'Asia, poi sparisce dal Medio Oriente, poi dall'Anatolia, poi dai Balcani, poi dall'Italia, con questo strano andamento verso ovest, poi sparisce dalla Francia, lo ritrovi gli ultimi in Spagna, e l'ultimo manipolo di Neanderthal si è rifugiato sulla rocca di Gibilterra, dove ci sono dei rifugi di roccia molto belli, molto favorevoli, e a Gibilterra hanno resistito ancora qualche migliaia di anni e gli ultimi si estinguono 26-27 mila anni fa. Quindi anche in Europa, fino a 27-28 mila anni fa, c'era un'altra specie umana ancora in circolazione, ancora esistente. Questo vedete è come facciamo noi a ricostruirlo, si parte da un modello al computer in 3D e poi ci sono questi artigiani meravigliosi che sono solo italiani. Questo è un artigiano di Pisa, si chiama Lorenzo Possenti,
lui con tutta una serie di resine e di materiali riesce poi a trasformarlo in come era realmente, quindi lo guardi negli occhi e vedi realmente come era questo ominide. Questi adesso ce li vogliono gli americani, ce li prendono gli americani, perché gli americani non hanno gli artigiani italiani bravi, come siamo noi, per fare queste ricostruzioni. E la mostra andrà poi in America a partire dalla fine del 2013. Questa è quella specie, adesso non c'è tempo, ma è la stessa storia. Questa è una grotta sui monti Altai, si chiama grotta di Denisova, una Russia, al confine tra la Russia e il Kazakistan. E questa è un'altra storia incredibile dell'anno scorso, quindi di pochi mesi fa. Perché questa è una grotta in cui, vedete, è una zona molto ricca, molto bella, ha già a suo tempo era una vallata glaciale meravigliosa, con rinoceronti lanosi, un sacco di prede possibili. Ed era una vallata ambita sia dai Neanderthal che dai Sapiens. E c'è questo riparo di roccia molto bello, che sta proprio domina la vallata, e che è stato combattuto per molti anni, combattuto pacificamente, nel senso che per certi periodi vedi che ci stavano i Sapiens, in certi periodi di Neanderthal, e si sono alternati. Allora gli scienziati sono andati i tedeschi del Max Planck di Lipsia, che sono i tra più bravi al mondo adesso, loro e Harvard, a fare tutte queste comparazioni genetiche, grazie agli italiani in questo caso. Il 30% dei ricercatori che lavorano in questi centri sono italiani, e li abbiamo persi tutti noi, nel senso li abbiamo formati noi qua e li abbiamo regalati ai tedeschi e agli americani, che questa è una storia che conoscete, ma se volete poi... 17.000 ricercatori italiani soltanto nel 2011 li abbiamo persi, sono andati a dirigere e a lavorare in dipartimenti in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Russia. È un'altra diaspora dolorosissima che nessuna classe dirigente finora è riuscita a interrompere. Ma la cosa incredibile, in questa grotta cosa hanno fatto gli scienziati? Sono andati in uno degli strati più recenti, quello di 40.000 anni fa, uno degli ultimi, ha portato a Lipsia una frammento di un mignolo, e sapete adesso ci sono questi sequenziatori potentissimi, meravigliosi, da un pochino di polvere di un ossicino, tu li metti questi sequenziatori che amplificano il DNA e praticamente riesci a ricostruire il genoma completo del possessore di quel mignolo, che era una donna, abbastanza giovane, ma la cosa incredibile è che quando hanno tirato fuori il DNA da questo mignolo, molto ben conservato tra l'altro, hanno visto che non era il DNA né dei Sapiens né dei Neanderthal, ma che era un DNA completamente indipendente sia dall'uno che dall'altro e più vecchio di tutti e due. Quindi si è praticamente scoperto che in quella grotta ci stava un'altra specie umana che non ha ancora un nome, che lo stiamo dando adesso, che stava lì da prima delle altre due, ma la cosa incredibile, stava in quella grotta fino a 40.000 anni fa, cioè pochissimo tempo. Quindi ancora una volta vedete una storia di convivenze, di diversità, un cespuglio di ramoscelli, uno che parte, rimangono, poi stanno insieme con gli altri e così via. Ecco, adesso posso finalmente farlo vedere, quadro riassuntivo, qua il tempo, questo non è stato ancora pubblicato, il tempo scorre dal basso verso l'alto, queste sono tutte le specie umane che abbiamo scoperto, questo è il sediba che vi ho fatto vedere all'inizio, quello sorridente. Questa è Lucy, qua sempre in mezzo, queste sono le specie del sud, questi sono i parantropi, che è tutta un'altra storia che non vi ho raccontato, qua comincia il genere Homo, da queste parti, dove c'è il punto di domanda perché ancora non sappiamo chi è l'antenato e chi è il discendente, allora nell'incertezza si mette in domanda, l'Homo erectus è qua, vedete che è durato un sacco di tempo, una specie più longeve, ma non è un nostro antenato, il Floresiensis è questo qui, questo ramoscello, l'uomo di Neanderthal è questo qua, l'uomo di Isova che vi ho appena fatto vedere è lui, noi siamo qui, e questo è quello che è uscito dalla seconda diaspora, vi ricordate, quella di 800.000 anni fa, che è l'antenato comune nostro, del Denisova e del Neanderthal. Ecco perché il Neanderthal non è un nostro antenato, perché noi e lui abbiamo un nonno in comune, quindi siamo cugini, giusto? Noi rispetto al nostro cugino che abbiamo in comune? Un nonno. Quindi siamo cugini tutti quanti, quella che abbiamo un antenato in comune. È la stessa storia che vi ho raccontato dall'inizio, la potete fare ricostruendo all'indietro tutte le parentele. Quindi, il nostro qui è oggi, 2012, se il nostro extraterrestre fosse caduto 30.000 anni fa, quindi niente, un'unghia prima, avrebbe trovato 1, 2, 3,
4 e 5 specie umane contemporaneamente. Le ultime due cose, 5 minuti, se volete, allora, alcune conseguenze di questo modo nuovo di raccontare l'evoluzione. Con le cose che non sappiamo, perché il bello della scienza è che tu impari. Vi faccio notare questa cosa. Il modello da cui sono partito all'inizio era un modello molto semplice. Lo potevate capire benissimo, non c'erano punti di domanda, sembrava tutto semplice, sembrava tutto chiaro, ma era sbagliato. Okay. Adesso abbiamo un modello che è più complicato, sappiamo un sacco di cose in più, è molto più preciso, perché adesso abbiamo datazioni estremamente più precise di quelle di 10-15 anni fa, ma ci sono molti più punti di domanda. Questo è il bello della scienza, più cose impari, più aumentano i punti di domanda. I punti di domanda non diminuiscono, ma aumentano, no? Questo è il bello della scienza. Tu scopri una cosa e nello scoprirla ti rendi conto che non ne sai altre 10. Perché non sapevi di non saperle. Capite? Questo è il bello della ricerca scientifica, che è sempre aperta verso quello che non sai, verso l'ignoto. E quindi ci sono un sacco di domande di ricerca nuove che si aprono. Una è questa: che fine hanno fatto tutti quanti? Non lo sappiamo. Se fino all'altro ieri eravamo in 5 qua, perché siamo rimasti da soli adesso? Perché non c'è più il Neanderthal? Perché non c'è più il Floresiensis? Perché non c'è più il Denisova? Ci sono i denti, non abbiamo ancora scheletri, abbiamo solo i denti. Non lo sappiamo, abbiamo un sospetto, il sospetto che siamo noi ovviamente, cioè il sospetto che ci sia il nostro zampino nella loro fine, però non è così semplice perché non li abbiamo uccisi, non c'è una cosa interessante di tutta questa storia, non c'è mai nessun segno di violenza, non abbiamo trovato incendi, scheletri con segni di uccisioni violente. Non abbiamo trovato segni di epidemie, niente. Spariscono misteriosamente. Però non è un mistero, deve esserci dietro qualcosa. Quello che si pensa è che sia stata una competizione demografica, cioè noi sapiens a un certo punto abbiamo cominciato a crescere demograficamente, questo lo sappiamo, abbiamo le evidenze, e li abbiamo praticamente schiacciati piano piano sempre di più. Abbiamo praticamente occupato tutte le nicchie ecologiche disponibili e lo stiamo continuando a fare anche adesso, tra l'altro, è una cosa che è cominciata da tempo e non è ancora finita. Quindi il Neanderthal prima ha vissuto bene con noi l'equilibrio per molto tempo, poi noi abbiamo avuto uno sviluppo demografico e lo abbiamo schiacciato sempre di più, fino ad estinguerlo completamente. Si chiama modello di competizione demografica, un modello gradualista, quindi un modello molto lento, che richiede molto tempo, ma succede così. Nell'evoluzione, noi sappiamo, c'è una regola abbastanza importante. Quando tu hai due specie molto ben sviluppate, paritarie, che sono lì, nello stesso territorio, che si cibano, che diciamo, fanno riferimento alle stesse risorse, quando una delle due prende un po' di vantaggio sull'altra, una regola fondamentale dell'evoluzione, quella che ha perso un po' di vantaggio è finita. Nel senso che lentamente quella che ha preso un vantaggio, come la matita che cade da una parte o dall'altra, c'è un declino dell'altra che si estingue lentamente. Questo probabilmente è quello che è successo qua. Nel caso di Flores non abbiamo evidenze dirette, ma noi siamo sicuri che Homo sapiens è passato da Flores, perché noi siamo arrivati in Australia 50.000 anni fa e lui, come vi ho detto prima, si è estinto 12.000 anni fa. Quindi, siccome siamo passati lì, noi sicuramente abbiamo vissuto almeno 40.000 anni insieme con questo omino. E anche lì è strano, perché non è che siamo arrivati e li abbiamo fatti fuori, perché sennò si sarebbe estinto molto tempo prima, capite? Mi seguite? Se lui è arrivato fin lì, fino a 12.000 anni fa, vuol dire che abbiamo vissuto insieme per almeno 40.000 anni. E poi, chissà, poi non sapremo esattamente cosa è successo. Pensate che su quell'isola, ancora adesso, mi hanno spiegato gli antropologi con cui lavoriamo, che i nativi di Flores, quindi non loro, non questi qua, i sapiens di adesso che sono lì, non sapiens, gli indigeni di Flores, hanno come loro leggenda fondativa una storia che parla di piccoli omini che escono dalla foresta e vengono a rubare il cibo nei villaggi, nei loro villaggi. Ora, potrebbe essere una coincidenza, perché in molte culture ci sono storie di omini che escono dalla foresta, di gnomi, però è incredibile perché in quella isola i pigmei, gli gnomi, c'erano sul serio e c'erano fino a poco tempo fa.
quindi sembra una cosa tipo Voyager, invece è una cosa seria. Chiudo soltanto con un'ultimissima cosa. Noi sapiens ovviamente abbiamo delle caratteristiche uniche che le altre specie umane non hanno mai mostrato, e anche questo è un indizio. Nella mostra ne abbiamo dato mostra, appunto, di questa storia con questa bellissima donna africana incinta, con le caratteristiche di una Khoisan, cioè di una popolazione di cacciatori e raccoglitori del Sudafrica, quelli che una volta si chiamavano Boshimani e Hottentotti. Quello che probabilmente è successo è che Homo sapiens, di nuovo in Africa, questo è incredibile, ancora una volta in Africa, ha avuto una grande evoluzione culturale che le altre specie umane non hanno avuto, e probabilmente è stata portata dal linguaggio articolato. Quindi pitture rupestri meravigliose come questo di Chauvet, strumenti musicali bellissimi come questo flauto che si è trovato in Europa, a Bograd in Germania, ricavato da un osso di avvoltoio meraviglioso. E nella mostra Homo sapiens, se quando entrerete in questa sala, sentirete una musica celestiale di un flauto, quella suonata con il calco di questo flauto. Lui, siamo noi, vedete, questo è l'Homo sapiens, uno dei primi trovati in Africa 160.000 anni fa, e vedete che è uguale a noi, e siamo noi questi. Noi poi siamo cambiati pochissimo. Queste sono di nuovo le migrazioni dei sapiens, vedete che seguono le stesse migrazioni di tutte le precedenti. Noi siamo usciti da qua, cioè dallo stretto di Djibouti, dall'Africa, e siamo entrati nella penisola arabica e poi abbiamo colonizzato tutto il mondo. E pensate che ancora adesso quelle popolazioni Khoisan, questo non è un paper recente, conservano dentro di sé la maggiore diversità genetica di tutto il mondo. Quindi vuol dire che quei popoli lì sono probabilmente i popoli più vicini al punto d'origine, da cui è cominciata tutta la nostra storia. E sono popoli in via di estinzione, pensate com'è triste questa storia, sono quelli praticamente i nostri nonni, quelli da cui deriviamo tutti quanti, ormai sono popoli derelitti in via di quasi completa estinzione. Questa è l'ultima grande diaspora, che è la diaspora di Homo sapiens. Vi dicevo prima, un'altra cosa che non sappiamo è se ci siamo accoppiati o meno. Se ci siamo accoppiati, ci siamo accoppiati in queste zone, nel Medio Oriente, qua con il Denisova. E perché abbiamo un sospetto? Perché molti sapiens non africani, noi per esempio, tutti noi presenti qua, che non abbiamo un'origine direttamente africana, ma un'origine europea o un'origine asiatica, abbiamo nel nostro sangue una piccola percentuale di DNA neandertaliano. E non riusciamo a capire perché. O è un DNA antico, non ci siamo portati dietro dall'Africa, ma è abbastanza improbabile, oppure è il DNA che testimonia di antichi accoppiamenti tra noi e i Neanderthal. In pratica, per poco tempo, in una piccola regione, proprio in Medio Oriente, le due specie si sono accoppiate. Quindi i geni dell'una sono passati nel patrimonio genetico dell'altra. L'ultima cosa che voglio dirvi, ma è banale a questo punto, se noi siamo una specie africana, molto recente, uscita fuori, pensate che i primi che sono usciti dall'Africa non erano più di 30.000 individui, ok? E come, non so, Cisano quanti ne fa, ma Cisano, ecco, 3 o 4 Cisano, immaginatevi, sono il gruppo fondatore di tutti gli Homo sapiens fuori dall'Africa. 5 miliardi e passa di individui, tutti vengono fuori da 3 o 4 paeselli, tipo ci siamo pochissimi individui. Questo vuol dire che noi siamo una specie recente, africana, che viene fuori da un gruppo molto piccolo, e da quel piccolo gruppo poi è successo di tutto, cioè si è spostata in tutto il mondo, quindi una specie molto mobile, si dice, molto promiscua. Tutte queste sono tutte caratteristiche che dimostrano in modo ormai inequivocabile, non ci sono più dubbi, che le razze umane non esistono. Le razze umane sono un'invenzione culturale, ma non hanno nessuna base biologica, nessuna base genetica. Non riusciamo a trovare nessuna caratteristica genetica che identifichi quelle che una volta chiamavamo razze umane. In letteratura scientifica oggi si parla di popolazioni umane, di popoli umani, o se preferite di etnie, ma non esiste più il termine razza, perché le razze si formano nelle specie vecchie che hanno avuto abbastanza tempo per diversificarsi poi al loro interno. Noi invece sapiens siamo una specie troppo giovane
troppo recente, con un'origine unica da pochi individui, quindi la variabilità genetica nostra è bassissima. Se noi facessimo, se noi tirassimo fuori il nostro genoma, per tutti noi qua, la variabilità media tra me e voi, tra, cioè, due a caso di voi, non supera lo 0,01% del DNA, quindi siamo tutti cugini strettissimi e non ha nessun senso parlare di razza umana.